Si avvicina il Natale! Per l'occasione il caffè Miu Miu ha preparato dei dolci speciali! Assaggiateli, non ve ne pentirete! Torte natalizie per rallegrare ancora di più questo gioioso periodo dell'anno! Una torta di Natale e un caffè per il tavolo 2! Li porto io! Non ho ancora avuto modo di ringraziarti per lo splendido berretto! Mi piace tantissimo, grazie Kyle! Sono contento che ti piace! Sai, forse non te l'ho ancora detto, ma l'ho confezionato io stesso! Vuoi dire che è fatto a mano? Finalmente sono da voi! Ecco il dolce fantasia natalizia per 5 persone. Spero sia di vostro gradimento. Oh. Oh. Ecco la torta che ho ordinato. Grazie Prego. Mille. Non c'è di che, signora. Oh. È bello avere tanti clienti, ma quando ce ne sono troppi la mole di lavoro diventa davvero insostenibile. Non ho nemmeno il tempo di bere una tazza di tè in pace. A me non sembra. Come potete immaginare, da qui a Natale lavoreremo a ritmo doppio. Vi invito a stringere i denti e a fare del vostro meglio. D'accordo. Scusa, Kyle, posso sapere perché di tutte e cinque solo io devo indossare il costume da renna? Per non farti sentire diversa, ho preparato una bella sorpresina. Ah! Ecco, da adesso ognuna di voi avrà il suo costume da renna. Posso essere esonerata? Evviva, grazie, Kyle! Ah! È così bello il Natale. Saremo così carini. Non indosserò questa specie di costume di carnevale. Perché? Non ti piace? No, non mi piace, lo trovo orrendo. Lacrima lucente. Guarda, sta nevicando. È vero. Ma non hai freddo? Figurati, sto bene, non preoccuparti. Quest'anno avremo un Natale con la neve, non è fantastico? Ecco fatto, così ti riparo io dal freddo. Grazie, sei troppo gentile. Per così poco. Va un po' meglio? Sì. Meglio. Grazie. Bene, mi fa piacere. Che strano. Non succede nulla. Che bello. Ero sicura che bastasse un bacio per trasformarmi in un... Siamo tutti curiosi di che cosa non dobbiamo aver paura. Scusi, non succederà più. Era da un pezzo che non parlavi più nel sonno durante le lezioni. Ah, sì? Ultimamente, quando ti addormentavi, stavi in silenzio come un topolino. Bene, vi saluto. Vado di fretta. Vai al parco anche oggi? Sì. Dai, sbrigati, non è carino farlo aspettare. Corri, va da lui. D'accordo. Ciao, allora, ci vediamo domani. A domani. Ciao, ciao. Hai visto? È tutta pimpante. Credi che sia perché si avvicina il Natale? Può darsi. È il periodo dedicato alla famiglia e agli affetti. E lei è fortunata perché ha Max. Eh sì, è proprio fortunata. Credi che gli dichiarerà il suo amore? È così imprevedibile, ma non è da escludere. Ma allora è probabile. Direi proprio di sì. Ed è probabile che Mark faccia lo stesso. Anzi, è più che probabile, direi che è quasi sicuro. Ma questo significa che loro due si... Che loro due si daranno un bacio. Avessi anch'io una bella storia d'amore. A chi lo dici? A noi non resta che sognare. Scusami tanto, Mark, ti ho fatto aspettare. Non c'è nessun problema, stavo leggendo un libro. Ah, meno male. Allora, che programmi hai per oggi? Oh, ecco, pensavo di andare in biblioteca e poi di tornare a casa. Tu invece? Beh, io devo lavorare al caffè. Già, con Natale alle porte. Scusami, Mark. Sì? Posso sapere che cosa stai leggendo di bello? Ma sì, certamente. Si tratta di un saggio. Parla dei metodi di riciclaggio dei rifiuti urbani e industriali. Ah, capisco.
Io sono molto attenta alla raccolta differenziata e anche mia madre sa per questo. Bene. E non è tutto. Siamo riusciti a convincere i nostri vicini a fare la stessa cosa. Ah. Oh. È difficile sensibilizzare la gente comune su questi problemi. È più difficile di quanto si possa immaginare. All'inizio sono tutti entusiasti, ma a lungo andare si stancano. Se ne dimenticano e tornano alle cattive abitudini di sempre. E tu ti senti frustrato. Ma il problema dei rifiuti è solo uno dei tanti. Se non si adottano dei cambiamenti radicali, la Terra finirà per diventare un pianeta invivibile. Tutti lo sanno, eppure nessuno fa qualcosa. Ma come biasimarli? In fondo la società è così abituata alle comodità che verrebbe stravolta se si adottassero delle misure estreme. Forse la risposta sta nel non imbarcarsi in sfide troppo ambiziose, in progetti rivoluzionari. Meglio iniziare dalle piccole cose e ottenere dei piccoli risultati, piuttosto che puntare in alto e ritrovarsi con un pugno di mosche. Scusa, non volevo fare un sermone. Ho capito. Se cerchi di strafare non ottieni nulla. Meglio fare un gradino alla volta invece di correre e poi cadere. Non era questo che volevi dire? Che c'è? Perché rido? Stroberry, a volte sei assolutamente geniale. Dici davvero? Hai sentito la notizia? Quale notizia? Hanno messo un enorme albero di Natale addobbato davanti alla stazione d'Aiba. Non lo sapevi? No. Andiamo a vederlo, noi due, il giorno di Natale. Cosa? Noi due da soli? Basta che Mark sia più carino del solito e Strawberry non capisce più niente. È meraviglioso! Non solo non si è arrabbiato pur essendo arrivata al parco in ritardo, ma mi ha riempita di complimenti e mi ha detto: Strawberry, sei assolutamente geniale. Come sono felice! Ho sentito abbastanza. Si entusiasma così facilmente. Qualcuno le dica di smetterla. Che scenetta patetica. Invidiose! Invidiose di cosa? Insomma, ci dici perché sei così felice? Oh, ragazze! Vorrei avere il giorno di Natale libero, per favore. Lavorerò qualsiasi altro giorno, ma il giorno di Natale no. Bene, per me non ci sono problemi. Eppure per me, stai pure a casa. Fa come ti pare. Ah sì, non fa nessuna differenza, credi. Grazie. Comunque, anche se hai il nostro permesso, non si può escludere che il nemico decida di attaccare il giorno di Natale. Quindi devi essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento della giornata. Ma non mi ascolti nemmeno! Tranquilla, andrà tutto bene. Sono sempre riuscita a fare il mio dovere senza che Mark lo scoprisse. Oh! Ecco, lo sapevo, sei contenta adesso? Vedi cosa succede ad avere la testa fra le nuvole? Ma nemmeno adesso mi stai ascoltando! Oh. Ehi, Strawberry? Ho sbagliato tutto con Mark. Come potrò farmi perdonare? E allora? È come prima, ha la testa sul tavolo e dice cose senza senso. Le parlo io. Ho capito che io con Mark non sono mai stata sincera fino in fondo. Non gli ho detto del nostro progetto, gliel'ho tenuto nascosto. Ed è come se gli avessi mentito approfittando della sua fiducia. Sono una persona orribile. Strawberry? No, ti prego, non merito la sua amicizia. Ascoltami. Perché non gli compriamo il regalo di Natale? Il regalo? Ci scusi per l'orario. Si figuri. Hai visto qualcosa? No, niente. Scusa, Pam, ma oggi non sono in vena. Non so se capita anche a te, ma io mi chiedo spesso cosa spinga la gente a scambiarsi i regali. Cioè? Come mai c'è questo bisogno di donare un oggetto a un'altra persona? Forse perché i sentimenti non sono visibili? Forse si vuole dar loro una forma tangibile attraverso l'oggetto che si regala. Tu che sentimento vuoi trasmettere a Mark? Non lo so nemmeno io. Non essere triste. Ci sono momenti in cui è normale sentirsi confusi e non capire quel che si prova.
Ma è in questi momenti che si può avere una rivelazione. Una rivelazione? Sì. Guarda dentro di te. Vedi, fare un regalo a una persona cara è un po' come fare un regalo a se stessi. Ti piace? Il suo nome è Tears for Christmas. Tears for Christmas. Esatto. Significa lacrime di Natale. Grazie di tutto, Pam. Mi sei stata di grandissimo aiuto. A proposito, dimmi. Quando avrai la paghetta di fine anno, mi ridarai i soldi. Non c'è alcuna fretta. Sì, d'accordo. Antipatica, oh? Ma secondo me sei troppo buona con Strawberry. Tu dici? A me non sembra affatto. Una di voi ha dei problemi sentimentali. Confidatevi e sarò buona anche con voi. Che cosa c'entra? Stai cambiando discorso. E per cambiare discorso, chi c'è al caffè? Noi... No! Come ho fatto a cacciarmi in questo guaio? Accidenti! Non prendertela e sorridi. Le difficoltà si affrontano col sorriso. Non metterti anche tu. Prego, signori, accomodatevi. Forse sarebbe stato meglio se le cose fossero rimaste come erano. Sarebbe stato meglio se mi fossi limitata a guardarlo da lontano, a sognare ad occhi aperti, raccontando alle amiche del mio sentimento per un ragazzo irraggiungibile. La prima volta che gli ho parlato, ero sicura che non mi avrebbe nemmeno risposto, che mi avrebbe congedata con uno sguardo altezzoso. Ma non è stato così. Si è dimostrato subito gentile e disponibile. Com'ero contenta, così contenta che mi sembrava di toccare il cielo con un dito. La prima volta che siamo usciti insieme a fare una passeggiata, io ascoltavo la sua voce e il cuore mi batteva forte. Da allora non faccio che pensare a lui. Ma è giusto che sia così. Forse mi sto illudendo. Non so, mi sento confusa, Mark. Che c'è? Non dicevo a te che hai capito. Non mi hai chiamato, mi era sembrato di sentire il mio nome. Hai detto Mash, l'hai detto chiaramente. Sta zitto! Oh. Ecco a voi, Paddy l'indovina, che non ne sbaglia una. La ragazza è Julie Corda, ha dei crocci d'amore e niente paura. Ora Paddy va a verificare il grado di compatibilità con la fascinante Mark. È il momento della verità. Bene, ma ti spiacerebbe abbassare il volume? Adesso sto zitta, sì, parte! Quale sarà il risultato? C'è grande emozione. Siete compatibili al 100%. Tu e Mark siete una coppia perfetta. Strawberry, non sei contenta? Grazie dell'interessamento, ma non posso trattenermi. Oggi finisco prima del solito. Ci vediamo, ciao. Ciao. Ma dov'è Strawberry? Che bello, sono arrivate le rene di Babbo Natale. Ci picchiano, siamo riusciti a fermarla in tempo. Tu e le tue idee. Ci siamo messe un ridicolo costume per tirarla su di morale. Lei non c'è, ora che facciamo? Potremmo cercare di raggiungere. Non va in giro vestita così. Lasciamola in pace. Pensi che sia meglio? Sì, ha bisogno di stare da sola e riflettere in tutta tranquillità. Ciao. Ciao. Oggi fa proprio freddo. Si sente che il Natale è alle porte. Oh. Scusami. Oggi non posso restare qui con te. Devo andare direttamente a casa. Come vuoi. Ti accompagno. No, ti prego, scusami. Aspetta. Non riesco a guardarlo in faccia. Non ce la faccio. Tears for Christmas. La lucentezza di questo ciondolo è determinata dai sentimenti di coloro che lo regalano. Se nutrono un amore vero, se hanno sentimenti sinceri, la lacrima che sta al centro comincerà a splendere. Mark è un ragazzo eccezionale. È intelligente, è sportivo, ama studiare. Si preoccupa dell'ambiente e legge tanti libri per riuscire un giorno a trovare un lavoro che abbia a che fare con l'ecologia. Io invece non so fare niente. Sono un disastro qualsiasi cosa provi a fare.
Non sarò mai alla sua altezza. Oh, Mark, so che non è facile stare al tuo fianco, ma non so cosa fare. Non so come posso cambiare per renderti orgoglioso di me. Io so solo che voglio starti accanto per sempre. È questo ciò che desidero. Meglio iniziare dalle piccole cose e ottenere dei piccoli risultati. Sì. Ha ragione lui. Mark ha un atteggiamento diretto verso i problemi. Forse è questo l'atteggiamento che dovrei avere io nei suoi confronti. Sbaglio a sentirmi così insicura e dimostrare quello che non sono. Dovrei dirgli apertamente quello che provo. Io voglio bene a Mark. I miei sentimenti per lui sono sinceri. Un messaggio. Scusami per ieri. Appuntamento ancora valido. Stesso posto, stessa ora. Strawberry. Oh. Acci picchia, sono arrivata molto in anticipo. Vabbè, vorrà dire che aspetterò. Che bella giornata. Ci troviamo qui alla stazione ferroviaria di Daiba, dove è stato allestito uno degli alberi di Natale più grandi del mondo. Senti, puoi aumentare un po' il volume in cuffia? Non sento bene. Ecco, così. Adesso va molto meglio, grazie. Ehi, chi c'è lassù? Ma che dici? Lassù dove? Sopra l'albero. Sei sicuro che funzionerà? Ha parlato il solito scettico. L'unico modo per saperlo è fare un tentativo, dico bene? Dici benissimo, movimentiamo l'ambiente. Vai! C'è un flusso di energia, sono gli alieni. Il luogo? La baia di Tokyo. No, è più vicino, il quartiere Daiba. Mettiti in contatto con Strawberry, io vado ad avvisare le altre Miu Miu. Aspetta, aspetta un momento. Strawberry è già sul posto e gli alieni puntano su di lei a grande velocità. Non è possibile. Devo sbrigarmi. Mantenete la calma, il treno si è fermato per cause di forza maggiore. Ora torneremo indietro all'ultima fermata. Mantenete la calma e non fatevi prendere dal panico. Le immagini che vedete sono reali. Delle creature volanti sono apparse nel quartiere Daiba, facendo esplodere una bomba. Un momento, che succede? C'è qualcuno? Le Miu Miu sono arrivate sul posto. Adesso basta, nessuno vi ha dato il permesso di colpire questa città con i vostri attacchi distruttivi. Angeli protettori della terra custodi. I miei complimenti, brava, il tuo ottimismo è veramente ammirevole. Peccato però che non ti servirà a nulla. Questo lo dici tu, non ho tempo da perdere, quindi cominciamo a combattere e facciamola finita. Non correre, piccola, piuttosto dimmi, perché ci tieni così tanto a salvare gli esseri umani? Che domande fai? Io e le mie compagne lottiamo perché voi volete distruggere l'umanità. E perché vi sta tanto a cuore, ormai non ne fate parte. Che vuoi dire? Non dirmi che non l'hai notato, che voi Miu Miu siete più simili a noi che agli esseri umani. Avete poteri che gli abitanti della Terra non possono comprendere. Vi date tanto da fare per loro e loro vi considerano fenomeni da baraccone. È per questo che continuo a chiederti di schierarti dalla nostra parte. Non succederà mai. Puoi dire quello che vuoi. Tanto non cambio idea. Non mi convincerai mai. Ecco, ci siamo. Finalmente, era ora. Un campo energetico potentissimo ed è proprio dove sta mio bello. Ma si può sapere che cosa vogliono da noi? Eccomi, io sono pronta. Il mio compito è di salvare l'umanità e lotterò fino alla fine. Bene, questo è il vero acqua cristallo. Abbiamo trovato quello che cercavamo ed è bellissimo. I miei complimenti, Gish, sono fiero di te. Gish, perché non dici niente? Non riesco a spiegarmelo. Insomma, è davvero così difficile per te capire.
Basta, fermati, non insistere. Non riuscirete a sconfiggerci. Non ce la farete. Non ci riuscirete mai.